fanno apposta. Ma chi è tutta sta caciara? Mi dispiace tanto per lei, perché ho visto che sta piangendo e che sta male. Mi sembra veramente una cosa assurda, con un filtro a piangere. Evitate di rendervi ridicoli per un follower in più. Fatevi curare! Ciao amici chips, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome, benvenuti in questo nuovo video dedicato nuovamente al tradimento del momento. Delle corna che ci stanno facendo volare altissimo e che sono, ragazzi, super trash. Stiamo parlando di Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, la coppia che nelle ultime ore sta facendo discutere. E tra pianti, storie su Instagram con il filtro Liso and Elena, quindi le ciglia che fanno così, e tantissime persone che hanno voluto dire la loro, si è alzato un vero e proprio polverone. Comunque, se vi siete persi il mio video riassuntone, dove praticamente vi spiego tutto e dico tutto su questo tradimento, ve lo lascio qui sopra nella i di informazioni. Prima di iniziare vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale qui sotto schiacciando iscriviti e attivando soprattutto la campanella, quindi le notifiche relative ai video, per non perdervi le pillole di trash quotidiano. Andiamo con ordine però, perché come vi dicevo prima, Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo hanno veramente fatto molto discutere. Questo perché molte persone, dopo le loro stories strappalacrime, si sono scagliati proprio contro di loro. Soprattutto perché hanno deciso pubblicamente di esternare il loro dispiacere, la loro tristezza, in maniera veramente, veramente molto discutibile. Questo perché hanno deciso di registrare delle stories veramente, ragazzi, tragicomiche, potremmo dire, perché a me mi dispiace veramente tanto se è vero, perché un tradimento è bruttissimo, però a me è venuto da ridere, anche se non c'è nulla da ridere, perché sembravano veramente esagerate queste emozioni. Però capisco anche che tutto possa essere, diciamo, veicolato da una certa impulsività del momento. Tra le tante persone che hanno espresso la loro opinione a riguardo ci sono anche ex corteggiatori, ex tronisti e soprattutto ex protagonisti di vari scandali. Già qualche giorno fa, infatti, dopo la bufera che vedeva come protagonista sempre Francesco Chiofalo e alcune, diciamo così, segnalazioni che riguardano Giulia, la nuova tronista di Uomini e Donne, una persona in particolare ha voluto fare un discorso molto generale sul fatto che molti VIP, molti personaggi pubblici utilizzano i social e soprattutto mettono il profilo privato e poi pubblico e poi privato ancora semplicemente per raccimolare qualche followers in più. E così un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Irene Capuano, ha voluto dire la sua veramente, ragazzi, senza peli sulla lingua. Non avevo mai visto Irene in questo mood, diciamo così, ma ha voluto registrare alcune Instagram stories per dire la sua opinione. Mi sto accorgendo ultimamente che parecchie persone, quando hanno voglia di fare gossip, oltre che, vabbè, all'inizio lasciano i profili aperti, danno modo magari alle pagine del gossip a prendere i loro video e poi magicamente chiudono i profili. Cioè, ragazzi, non fatevi fregare da queste notizie che proprio lo fanno apposta, cioè creano gossip in modo che poi voi andate a seguire. Ma chi è tutta sta caciara? Comunque, a parte tutto questo schifo, mi rendo conto che più andiamo avanti e molta gente non ha proprio nulla da fare, a parte tutti i profili fake che sto bloccando, ma molta gente che fa, ci porta all'esasperazione e poi pubblicano degli screen in giro per il web. Io dico una cosa, a parte che c'è proprio un limite per tutto e siamo persone che siamo assolutamente libere di dire la nostra, e invece di pensare a questi stronzi di insultare, poi se poco noi rispondiamo male, voi ripubblicate, pensate alle cose serie, che il mondo sta andando a rotoli, invece di pensare a queste stronzate. E quando dico che il mondo sta andando a rotoli, è vero, perché la gente, mi rendo conto che davvero c'è molta gente superficiale, invece di pensare alle cose serie, pensano a queste cavolate che, cioè, insultare, poi rispondiamo e ripubblicano, cioè,
A parte che staccatevi da questo mondo social e guardate la realtà della vita. Se stiamo andando a rotoli è perché esistono queste persone che sono davvero limitate mentalmente. Irene è comunque voce del popolo, perché effettivamente è vero, non è la prima volta che Francesco e Antonella mettono privato il loro profilo, ma credo che comunque non sia stato fatto in questi giorni. Addirittura comunque si risale a mesi e mesi fa. Questo perché comunque, non lo so, secondo me pensano di poter accumulare un po' di forza quando succedono questi scandali e che li vedono protagonisti, e quindi ovviamente io che voglio guardare il tuo profilo e le tue stories devo per forza seguirti. Pensate infatti che grazie a questo teatrino che è successo in questi giorni del tradimento, Antonella Fiordelisi è passata ad avere 870.000 followers ad averne quasi 940.000. Ma i VIP che hanno commentato tutta questa vicenda non sono finiti qui. Mario Serpa ha dedicato una storia a Lenticchio e Antonella scrivendo: Netflix gli fa un baffo, hashtag Lenticchio, hashtag Fiordelisi. Un'altra persona molto discussa ultimamente, cioè Erfaina, che comunque non sta usando lui il suo telefono ma dei suoi amici, ha scritto questa cosa: vi siete salvati che Erfaina non ha il telefono, che scena patetica per un par de like. E arriva poi anche il commento di una persona molto molto discussa che ha voluto dire la sua, e cioè donna Pamela, che scrive: le lacrime hanno sempre fruttato, in molti casi fruttano qualche bustina di tè in più. Ma piangere senza cellulare in mano non va più di moda? Sarà forse una frecciatina che ha lanciato, vediamo un po', casualmente, a Eliana Michelazzo, che sarebbe proprio l'amica di Selvaggia Roma? Chi lo sa? E dopo i VIP che hanno commentato il tutto scrivendo delle stories, passiamo a quelli che invece ci hanno messo proprio la faccia e che quindi hanno voluto registrare delle stories dicendo la loro. Il primo a parlare è stato Lorenzo Riccardi, l'ex tronista, è stato breve, conciso e diretto, direi. Fatevi curare, fatevi curare, fatevi curare, fatevi vedere a uno bravo, la la la, fatevi curare. È toccato poi a un'altra ex tronista, Sara Affifella, che ha voluto rispondere a delle domande dei suoi fan proprio su Instagram, ma c'è da dire una cosa, cioè che proprio l'estate scorsa lei e Antonella Fiordelisi avevano più o meno litigato su Instagram. Questo perché Antonella Fiordelisi già sapeva circa giugno dell'anno scorso, si era fatta un'idea molto ma molto giusta su Sara Fifella, aveva fatto delle stories dicendo che Sara era andata a Uomini e Donne ma ancora non era single e stava ancora con il suo ex fidanzato Nicola, e devo dire ragazzi che è la verità. Ma comunque sentiamo cosa da dire Sara Fifella su questo tradimento. Premettendo che non ho seguito bene la vicenda, non conosco i fatti eccetera, però siccome me l'avete scritto in 800.000 nelle domande, vi dico cosa penso. Io non sono una persona che gode delle disgrazie altrui, perché comunque capisco che è una situazione molto molto delicata e di certo non sarò io a mettere bocca e a dire, a fare eccetera, anche perché non mi piace sparlare delle cose che succedono, di quello che fanno eccetera. La cosa che posso dire è che nonostante io non nutra simpatia nei confronti né di lei né di lui, per ovvi motivi, mi dispiace tanto per lei, perché ho visto le storie, ho visto che sta piangendo e che sta male, quindi io sono dalla sua parte. E per ultima ragazzi vi ho lasciato una persona che secondo me ha avuto veramente il dente avvelenato quando ho fatto queste stories, perché Sabrina Ghio, ex tronista, ha deciso di dire la sua in maniera veramente molto forte, molto diretta e soprattutto senza peli sulla lingua, proprio tramite le sue Instagram stories, che devo dire hanno fatto molto discutere. È da ieri che sono un po' su Instagram e ho visto delle notizie che, non lo so, mi lasciano ogni volta a bocca aperta. Io capisco postare vacanze, postare magari in alcune situazioni stati d'animo, postare foto, postare cibo, ma quello che non capisco è come sia possibile che uno posti la vita privata, i momenti magari più difficili, situazioni che uno secondo me dovrebbe tenere per sé. Uno non ha un minimo di pudore nel tenere per sé alcune situazioni. Cioè io, se un domani dovessi litigare con il mio fidanzato, rimarrebbe per me. Non lo condivido proprio, mi sembra veramente una cosa assurda che
non ci sia un minimo di riservatezza, soprattutto in queste situazioni. Questo me lo domando. Bah. Sono la prima a postare, lo ripeto, la mia vita privata, sono la prima che condivide tanti momenti di una vacanza, di un piatto, di mia figlia, ma credo che ci sia una piccola linea sottile che poi rende le persone ridicole. Tutti abbiamo avuto momenti difficili nella vita, momenti familiari difficili, momenti di salute difficili, momenti amorosi difficili, ma non prendo il cellulare e alla prima difficoltà mi metto con lo schermo in mano, con un filtro a piangere, perché quando litigo con il mio fidanzato il cellulare io lo tirerei sul muro. Mi sembra stupido parlare con un cellulare in mano di un mio problema. Perché? Perché me lo tengo per me. Arrivare a questo punto sia veramente assurdo. Evitate di rendervi ridicoli per un follower in più. Vi faccio una domanda: voi per caso fate dei video e speculate praticamente sul vostro dolore e cercate di giustificarvi? Ma di che cosa? Ma perché? Perché uno fa una cosa del genere? Mi sembra proprio, non lo so, una cafonata. Insomma, molti punti di vista differenti, discutibili o meno, ma comunque c'è da dire che effettivamente, allora, quello che abbiamo visto nelle loro Instagram stories, cioè di Francesco e di Antonella, è stato un po' too much, ecco. Però è anche vero che, poverina, lei comunque ha 21 anni, magari, non lo so, ha scoperto tutto così all'improvviso e ha voluto, credo in maniera impulsiva, esternare quelli che erano i suoi sentimenti in quel momento. Per quanto riguarda Francesco, invece, avendo 30 anni forse è un po' diverso, però è anche vero che vediamo persone che hanno 40, 50, 60 anni che fanno cose ben peggiori sui social. Ma comunque, ragazzi, fatemi sapere voi invece che cosa ne pensate qui sotto con un commento, perché è veramente il caos generale in questi giorni. Agosto sta finendo, ma io spero che non finiscano invece i gossip e soprattutto il trash di tutto questo mese. Bene, il video finisce qui, spero tanto che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e vi ricordo sempre di seguirmi su tutti i miei social che vi lascio qui sotto nell'info box, e soprattutto anche su Instagram, dove sono Fabrizio Valero per quanto riguarda il mio profilo personale e Valero Fabrizio invece per quanto riguarda quello dei meme. Io e Mark, come sempre, vi salutiamo e noi ci vediamo al prossimo video, vero Mark? Vai, saluta! Mark, guarda che si stanno lamentando che tu non saluti, sappilo. Vabbè ragazzi, anche oggi ci abbiamo provato. Ciao!